Questo è un paese qualsiasi di una qualsiasi regione d'Italia. Chiesa, case, stradette, piazza, municipio. Questo è il paese dei cinque pasti. Non vi affannate a pensare a colazioni, pranzi e cene. I pasti sono i componenti di una strana famiglia e i loro nomi in ordine di anzianità sono Giuseppe, Cesaretto, Michelino, Alfonso e Piero. Nel paese, oltre a quello che vi abbiamo mostrato, c'è poco da vedere. Ma i cinque fratelli pasti vale la pena di conoscerli, specialmente adesso che cinque telegrammi giunti dal Sudafrica li metteranno in agitazione e ce li mostreranno con i loro difetti e con le loro virtù. Più difetti che virtù, ma col tempo chissà che non migliorino. Quaresima, il postino si avvia a consegnare il primo telegramma. La storia dei cinque pasti è incominciata. Signor Piero, buongiorno, c'è un telegramma dall'estero. Buongiorno. Buongiorno. Armadino, senti, io vado a prendere un caffè, poi passo in garage. Se vengono i fornitori della benzina per il pagamento, mandameli giù, eh. Salve, mi dai un cinzano? Ciao, Ernesto. Ciao. Beh, com'è andata? Male. Cara Lola, non basta l'abilità, ci vuole anche fortuna. Piuttosto a te come va? A me benissimo, a me la fortuna non manca. Anche col tuo bel Piero? Già, appunto. Povera illusa. Quello un bel giorno ti pianterà come ha fatto con tutte le altre e poi cercherai me. Sicuro? Sicurissimo. Buongiorno, salve a tutti. Buongiorno. Ciao Lola. Ciao. Mi fa un caffè? Ci vediamo anche stasera? Ah sì, stasera sì, ma domani mi arriva fra capo e collo una zia dal Sudafrica e chissà se la sera potrò far tardi. Queste sono scuse, ti sei già stancato di me. Ma che scusa, figurati. Ciao Piero. Ciao Ernesto, in bocca al lupo, eh? Grazie. Allora, che mi dicevi? 7, 8, 9 e 10, basta così, eh? Troppa olio nella minestra fa male. Eh? Che c'è? Proprio a te fa male. L'altro giorno non ti lamentavi che c'avevi il dolore nella spalla? Il dolore alla spalla mi è venuto perché avevo portato al mercato una damigiana d'olio. E io che sto dicendo? È stato proprio l'olio che ti ha fatto male. Sì. Tu non mi vuoi mai sentire a me, mai. Signor Giuseppe! Chi è quest'altro scocciatore, mo? Ah, sei tu, Vince. Sali, sali. Va bene. Sì, ma togliti le scarpe perché i chiodi mi rovinano il pavimento. Rosì. Ma che viene, Vincenzo? Se ti dico di portargli il vino, regolati come al solito. Sì, signore, il vino è finito e l'altro damigiano ce la portano domani mattina. Sì, è permesso? Non parlo, che sento. Vieni, Vincenzo, vieni. Hai portato i soldi? Come no? Poveri siamo, ma pagatori. Bravo. 5.500. Come 5.500? Non dovevano essere 5.505? Sor Giuseppe, vi attaccate pure alle 5 lire. E che significa? Le patate che mi avete venduto voi erano tutte cicciate. Ah, non cominciamo a trovare scuse, Vincenzo, qua ci mancano 5 lire. Non ne ho ospice. Cambia. Che facciamo? Faccio uno sconto di 5 lire a te. E chi sei, mio padre? C'ho 10 lire. Avete 5 lire di resto? No. E allora? Mo sei tu che stai attaccato alle 5 lire. Non avevi detto che non bisogna badarci? Vuoi un bicchiere di vino? Magari. Rosì, un bel fiasco di vino per Vincenzo. Il vino è finito e l'altra damigiana la portano domani. Hai sentito? Mi dispiace, è finito il vino. L'altra damigiana la portano bene. Dopo domani. Sembra incredibile. Io arrivo sempre un giorno prima della damigiana. E voi per non sbagliare venite il giorno dopo. Ricordate. Ci vediamo. Buongiorno. Ma insomma, si può sapere che state facendo? Perché non lavorate? Stavamo bevendo. Ah, perché io pago per farvi bere. Siete in 3 persone e lavorate per mezzo. Ma come in 3? Se lui ha appena 6 anni. E poi non gliela fa nemmeno a tenere la zappa in mano. Ah, sì? Però ce la fa a mangiarsi il pane che gli do io. Lavorate, lavorate. Quaresima, ma che mangi i chiodi per colazione? Signor Cesaretto, ho un telegramma per lei. E che adesso i protesti cambiari mandano per telegramma? Viene dall'estero. E io all'estero non c'ho buffi. E c'è un telegramma anche per tutti i suoi fratelli, pure sa? Per Michelino? Sì. E dai, io porto io, così ti risparmio i scarini, va? Grazie, questo mi fa piacere. Senti, Aguare. Dica. Vuoi un consiglio?
Porta subito il telegramma a mio fratello Giuseppe. Perché? Vedrai che mangia principesca che rimedi, tiè. Da quello? Sì, domani. Buongiorno. Arriverò domani ore 10. Zia Caterina. E questa chi è, mo? Anna, mo bene. Telegramma? Telegramma? Chi sarà quest'ora? Dove vai? Vado ad aprire. Hanno suonato. Eh già, perché speri che sia un uomo per farti vedere. Anche se un uomo non mi mangia. Ti vorresti pure far mangiare, vero? Poi giri per la casa così. Ti ho comprato il maglione apposta. Perché non te lo chiudi? Va bene, mi chiudo. Chi è? Telegramma? Un telegramma, vedi, è un uomo. Va via, va via, chiudete, chiudete. Se non ci fossi io. Ciao. Sei tu? E cos'è sta buffonata, telegramma? Da quando qua te sei messo a portare i telegrammi? Da quando mi sono impiegato al telegrafo. Ma che impiegato? Due lavoro non vi siete mai trovati. Eppure il telegramma, eccolo qua. E vabbè, ora mai dato, vattene, va. Ma piana, chiudi la porta. Non entrare, non entrare. Ma senti alla gente che sei geloso pure di tuo fratello. È proprio di te che so geloso. Perché? Perché te e Clara siete stati fidanzati, tu ricordi più. Tanto tempo fa. Non essere ridicolo. Meglio ridicolo che becca, capito? Non c'è questa alternativa, perché si può essere becco e ridicolo. Oh, Clara. Oh, buongiorno, Cesaretto. Nonostante tuo marito, sei sempre bella. Chiudi. Anche tu stai bene. Chiudi, chiudi. Che vogliamo fa? Avete finito voi due di farvi i complimenti, sì? Perché sei uscita fuori? E credevo che fosse il fattorino. E che volevi dal fattorino? Volevo far imbucare questa cartolina. A chi scrivi? Ha scritto a un uomo. Oh, no, alla radio sorteggiano tre televisori. Sì, ti piacerebbe avere il televisore in casa, magari. Mica per il televisore, perché poi il televisore se guasta, allora viene il tecnico. Il tecnico gira per casa e sempre in casa ci abbiamo questo tecnico. Deve essere un gran bel giovanotto, sto tecnico. Non lo conosco. Non lo conosco, non lo voglio conoscere, non voglio che lo conosca neanche mia moglie. Tu un falo spiritoso, perché a casa mia faccio quello che mi pare, hai capito? Ecco. Cesaretto, vieni di qua, ti prego, accomodati. Ma dico io, dei cinque fratelli, proprio questo te dovevi sposare. No. Ma che fai? Te mangi il telegramma? Siedi, Cesaretto. Grazie. Guarda che è importante, viene dal Sudafrica, città del capo. Allora hai letto? No, ne ha mandato uno a tutti i nipoti. Chi? Zia Caterina. Chi è sta zia Caterina? Deve essere la vedova del povero zio Arduino, quello che è morto l'altro anno. Ah, quel morto di fame che partì tanto tempo fa, che ci mandò a pure chiedere i soldi una volta. Sì, sì. Poveretta, sarà sola, avrà bisogno di aiuto. Ah, ma non ti preoccupare, che se ha bisogno d'aiuto, lui l'aiuta come ha aiutato quella volta il povero zio Arduino. Tieni. Fagli pure gentilezze, sai. E non essere ridicolo, ricordare qualche volta pure che so tuo fratello. Leggi il telegramma. Arriverò martedì ore 10, zia Caterina. Ma arriva domani? E dove va? Ah, da me no, Io vivo come vivo e c'ho una stanza sola. Ah, neanche io posso. Io c'ho lo stipendio del comune, c'ho la casa piccola. Beh, una stanza ci sarebbe. No, in casa mia non ci voglio nessuno, sai che ci voglio nessuno? È geloso pure delle donne. Non fa spiritoso, questa è una vecchietta che viene dal Sudafrica, cambia clima. Cambia sesso. No, s'ammala, viene il dottore dentro casa, io... Magari il dottore è parente del tecnico della televisione. Quando viene a fare le visite si porta presso il tecnico. Tu non ci sei, tua moglie col tecnico. Lei che vuole il tecnico dentro casa. Ti sei messa in testa il tecnico. Smettila, con questa fissazione ti porteranno al manicomio. Falla finita. Se voi due state d'accordo. Ma io dico, questa vecchietta proprio da me ha da venire. Ma siamo tanti parenti, Siamo tanti parenti. Che bei parenti. Ti accompagno. No. Buongiorno, contessa Elvira, moglie mia defunta. Ammazza quant'eri brutto. Tutto è trascorso così rapidamente. Ti innamorasti subito di me, di Alfonso, il tuo parrucchiere. C'aveva allora il negozietto a barbiere che mi aveva messo su mio fratello Giuseppe, ti ricordi? Rammento la prima volta che ti vidi. Te volevo fare a barba. E tu ridesti. E quel sorriso suggellò il nostro amore. Poi sposi. Questa casa fu mia. Tutto mio. Ma in due eravamo in troppi e tu lo capisti. Ah, se lo capisti. Ti colpì qui, ti ricordi? Poi tu proponesti qualche cosa che io al momento non capii. Andiamo a fare una gita in montagna. Ma come in montagna? In montagna, andiamo in montagna, andiamo. Andiamo in montagna.
E infatti lassù, fra i canti, l'allegria, l'euforia e i grappin, il crepaccio. Sparisti nel crepaccio. Ma come sparisti nel crepaccio? Perché? Ma chi t'ha dato la spinta? Ma perché indagare? Signor Giuseppe, a lei è qui? Sono qui. E se non ottengo soddisfazione faccio un macello. La vedi questa? Sai che cos'è questa? Una cambiale. Non esatto. È una cambiale protestata. Vai dal tuo padrone. Vai a dirgli così che se fra 5 minuti non ha fatto onore alla sua firma, spacco tutto quello che trovo in casa. Per carità, vai. Signor Giuseppe, non faccia sciocchezze. Sciocchezze? Da suo fratello, il signor Conte, non può stare. Perché non ci puoi andare? Sta dormendo. E sveglialo, pezzo di idiota. Il signor Conte, glielo faccio vedere io, il signor Conte, quel pezzente miserabile che non è altro. Signor Giuseppe, sono sveglio, mi maltratta, è suscettibile quando dorme, mi maltratta. E io t'ammazzo se non lo vai a svegliare. Sognare, dormire, morire. Signor Conte. Usso io, chi? Te sei sciolto da solo? Che fai? Meno male che il signor Conte è sveglio. L'ora? Subito. Le 11. Signor Conte, oh! Signor Conte, come? Le volevo avvertire. Il caffè? Sì, subito. Me le volevo dire, te di là. Il caffè? Cioè, insomma, sì, signore. Via! 1, 2, 3, 4. È una lepre. È sveglio, benedetto Dio. È sveglio. E insomma, che ha detto? Niente ancora. Mi conta i minuti qualcosa del signor Conte. Mi scusi. Scusi tanto. Conta i minuti, conta. Glieli faccio contare io i minuti. Questi saranno gli ultimi minuti tuoi, caro don Alfonso. Contessa, che è mai la vita? È l'ombra di un sogno fuggente. Paese che vai, usanza che trovi. Chiamo paese, pieno di sorci. Attenzione! 1, 2, 3, 39! 1720, 8610, 9618, 1427, troppo tardi, troppo tardi, io non ti sciolgo più la mattina, ti tengo a catena! Sei stata a caccia di sorci stamattina, eh? Ma che sorci, signor Conte? Che schifo l'hai fatto con i fichi neri! La staglia, svelto! 5, 6, 6, 6. È stato niente di meno suo fratello che mi ha fatto perdere del tempo. Ah, beh, che fratello? Chi è? Il signor Giuseppe. Che vuole quel bifolco? Vuole i denari della cambiale scaduta. Caccialo via, caccialo via. Come osa entrare in casa mia? Sono 3 anni che ho rotto con lui e con gli altri. Perché non ti sei messo i guanti? Perché non ti sei messo i guanti? Come osi presentarti davanti al signor Conte senza guanti? Ma signor Conte, lei pensa ai guanti e di là che è suo fratello col fucile. Prima la forma. Che fucile? Sì. È in antecamera. Hai chiuso tutto, hai sprangato tutto. Metti il paletto, serra i catenacci, sbarra il battente. Oddio, dove sta? Caccialo via, come osi entrare in casa mia? Via, via da questa casa. Ah, sì, Aspetta che modo giusto io, pazzo di Dorito. Per carità, signor Giuseppe, non spari, siete fratelli. Voglio i soldi miei voglio. Ma in questo momento il signor Conti è incomodato, non ha moneta. E allora non si chiedono prestiti per mantenere questo stupido lusso. Te? Portagli la cambiale e il rinnovo con gli interessi. E digli così che firmasse nome e cognome senza titoli. Perché a lui i titoli non gli spettano. Ma il signor Conte è Conte. Non è Conte quel buffone. Cammina, vai. Perché? Non so Conte io. Signor Conte. Che fai qui, cane maledetto? Braccolo. Che fai, che vuoi? Ha detto suo fratello di firmare questa cambiale e senza titoli. Perché lei non è Conte, ha detto. Perché non ti sei messo i guanti? Tiranno, avaro, strozzino. Il 16% di interessi mi prende. Sai cosa farebbe Giovanni, un fratello maggiore diverso da lui? Strapperebbe le cambiali non pagate e non pretenderebbe interessi da strozzino. Vile! Sai Giovanni cosa farebbe un fratello minore diverso da lui? Pagherebbe i debiti che ha fatto col fratello maggiore. Ah! Digli che si vergogni. Con tutti i soldi che ha, fare una vita da straccione. Digli che mettesse la faccia sotto la mattonella. Vergogna! Non ha manco una lira e vuole fare la vita da gran signore, vuole fare. Tu! Digli che si faccia il bagno.
Che si lavi, perché si sente il puzzo di stalla fin qui. Senti, Giovanni, se fra un minuto non torni qui fuori con la cambiala firmata, sparo. Ah, ah, spara il villano e io ti infilo. Ah, oh. E porti la cambiale, che aspetti? Ho paura, signor Conte. Ma di che hai paura? Difenditi, il brando, la spada, infilzalo. Vai. E mettiti i guanti. Vieni qua, vieni, vieni. E allora? Signor Giuseppe, abbi pietà. Invade la mia casa, il villano. Contessa Elvira, perché sei nel crepaccio? Quando c'eri tu? E chi entrava in questa casa? Un molosso eri. Ah, che zanne ho. La prossima volta vengo con la dinamite. Infilzalo, Giovanni! Vieni fuori, che ti impallino, vieni. No, per l'amor di Dio, signor Giuseppe. Via da casa mia! Vieni qua fuori, vigliacca, hai paura, eh? Osa gridare il villano in questa casa! Ai, ai, ai. No, e io no, sparo. Per l'amor di Dio, non sparo. Vai a vedere chi è. Sì, cammina, sì, vai a vedere sì, chi è. Muoviti, rimbambito, vedi chi è. Buongiorno, telegramma. Veramente, se disturbo, me ne vado. Me ne vado. Fai scaricare il vagone al binario 5. Va bene, capo. I miei rispetti, capo. Oh, buongiorno, ragioniere. Tutto bene qua? Tutto bene. Non succede nessun incidente, dico... Ma che dice mai? Sciopri non ce n'è in vista, no? Per carità, non si preoccupi. Niente proprio, no, niente. Niente. Ma chi aspetta? Qualcuno? Una parente. Arriverà senz'altro, stia tranquillo. Io starei più tranquillo se non arrivasse. Ah, stai qua, eh? Ah. Per essere che non dovevi venire alla stazione. Io sono venuto per vedere se ci venivi tu. E io sono venuto per vedere se venivi tu. Me volevi mandare la vecchietta dentro casa, eh? Ah, ma sei fissato. Se io trovavo da mollarla a qualche altro, te la davo proprio a te. Allora l'intenzione di mandarmela dentro casa ce l'avevi. Ah, oh, mamma mia. Che fai, parti? Sì, parto per affari. Ah. E zia Caterina? Ah, già. E la saluto e me ne vado. Senti un po', ma ce l'hai tutti qua dentro i tuoi affari? Lascia stare sta valigia. Buongiorno. Buongiorno. Ho una comunicazione da fare da parte del mio padrone. Il signor Conte comunica di avere gli orecchioni e di essere impossibilitato a ricevere la sua signora zia. Prega quindi i signori suoi fratelli di non preoccuparsi troppo e le dispensa dalle visite. Niente fiori. Opere di bene. Hai capito. È uno di meno, eh? No, io parto. Ah, Piero, allora abbiamo deciso che questa vecchia te la prendi te, eh? Tu sei solo, sei scapolo, una donna in casa se ci vuole, no? E poi tu con le donne ce sai fa, eh? E finitela, se quella poveretta ha veramente bisogno. Ecco, allora da Abiti, eh? Io ho sempre detto che lui c'ha un cuore d'oro. Sta arrivando il treno. Che fratello, somiglia a me. Allora è deciso, te la prendi tu, eh? Non ho detto niente io. Ma che ci hai ripensato? Ma fate tutto da voi. E siamo i fratelli maggiori. Ma noi lo facciamo per il tuo bene. Va, ecco il treno, va. Va, va da zia, curi, va, su. Siete voi, zia Caterina? Non è arrivato, io me ne vado. Ma come, non dovevi partire? E non parto più. Accidenti, che macchina. I signori Pasti? Oh, e questa ci conosce. Sì, perché? Sapevo che sareste venuti alla stazione. Il telegramma veramente era poco chiaro. Quale telegramma? Ma lei chi è? Io sono... Scusatemi, se mi permettete, la signora ha qualche cosa a che fare con la zia Caterina. Ecco, appunto, io rappresento vostra zia Caterina. Rappresenta in che senso, scusi? Io sono il notaio della signora Caterina. E zia Caterina dove sta? È in albergo e vi aspetta. Buone notizie per voi, signori Pasti. Dunque, a presto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. 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 Oh, senti, quanto potrà valere qua la macchina? Circa 6 o 7. 7 che? Milioni, che? Ma tu che stai a sentire? Che ti impicci, scusa, eh? Ciao, io me ne vado. Dov'è? Devo andare in albergo. Ma che fa? Ma aspetta zia Caterina, no? E aspetta proprio a te. Ah, sì. Buongiorno. È arrivato il notaio di mia zia? Notaio dei Pasti. Vogliono una signora che fa il notaio che è arrivata dal Sudafrica. Si accomodi noi, salotto. Sono qua, signori Pasti. Oh, signor notaio, ci scuserà del ritardo, vero? Buongiorno. Oh, prego, prego. Anzi, vedo che non avete perduto tempo, mi fa piacere. Però ne manca uno. No, veramente ne mancano due. Perché Giovanni non è un Pasti, signore. Io, illustrissima signora, rappresento il mio padrone, il signor Conte Alfonso, il quale è malato di orecchione.
Conte. Però ne mancano sempre due. Esatto. Uno solo. Signor Giuseppe. Zitto tu. I cari fratelli miei stanno cercando di farmi fesso. Ma non te ne eri andato dicendo che non volevi tra i piedi le zie vecchie e brutte? Io? Tu, forse. Ma non ti preoccupare, il nostro fratello è come un cane da tartufi. Quando sente odore di soldi, arriva. Non è vero, non è vero. I cosiddetti fratelli miei stanno cercando di calunniarmi. Non t'affanare, non è la zia. E chi è? Vedi, la signora è un notaio. Un notaio? Sì, sono il notaio. È la zia. Ah, vostra zia? Eccola là. Castro! Buongiorno, cari nipoti. Buongiorno, sono contenta finalmente di potervi conoscere. Ma vedo dalle vostre facce che non mi aspettavate. Ma figurati, zia. Ma zia, io ti ho aspettata notte e giorno. Sapessi quanto ho lottato per poterti ospitare in casa mia, ma loro non hanno voluto. Come? Io? Io non ho voluto. Tu hai detto io la voglio a casa mia, la voglio io. Io? Io ho detto la voglio io. Io ho detto la voglio io. Oh, grazie. Non è vero, zia. Ti aspettavamo tutti vecchia, povera, brutta. E invece... Molto gentile. Certo che una zia così siamo in pochi ad averla. Che zia, oh. Sai i tecnici della televisione che doveva avere zio Arduino per casa? Come rassomiglia a zio Arduino? Ma io vi ho conosciuto fin da bambini. Come? Come sarebbe sto fatto? In fotografia, si intende. Una vecchia fotografia nella quale mancava soltanto uno di voi. Io, zia? Sì, appunto. Adesso però ci sei e fin troppo cresciuto. Il povero zio mi parlava spesso di voi. Ma avremo tempo di rivederci e di riparlarci. Adesso devo lasciarvi perché sono un po' stanca dal viaggio. Già, ci lasci? A presto, zia. Il notaio vi fisserà un appuntamento. Sì, zia. Ti accompagno sopra, zia? No, grazie, non c'è bisogno. Scusi, sir. Scusi lei. Però che zia, oh, chi l'avrebbe mai immaginato? E allora, signori, in qualità di notaio della signora Caterina, ho il piacere di annunciarvi che domani alle ore 16, in questo stesso albergo, aprirò e darò lettura del testamento lasciato dalla buonanima del vostro zio Arduino. Buongiorno. Buongiorno, notaio. Buongiorno, buongiorno, signori. Buongiorno. A domani. Buongiorno. Buongiorno. Signora, mi tolga una curiosità. Prego. Quella bella macchina che è lì fuori è sua? Magari. È di sua zia Caterina, signor Pasti. Ah, strano. Perché il povero zio Arduino, quando andò in Africa del Sud, risuolava le scarpe. Ah, sì, parecchio tempo fa. Ma poi... Poi? Poi scoprì una miniera di diamanti e allora... Una miniera di diamanti? Mm-hmm. Grazie, signor notaio. Prego, signor Pasti. A domani, eh? A domani. Ah, che tipico i miei nipoti. Certamente ci deve essere stato un pazzo nella loro famiglia. Ma che c'è? Qualche cosa che non va? Sì, temo di non essere all'altezza del compito che mi hai affidato. Se gli eredi Pasti vengono a sapere che tu sei la vera zia e io il notaio... Ah, non ti preoccupare, va. Sono talmente interessati dal miraggio dell'eredità. Piuttosto spiegami queste scartoffie perché non ci capisco niente e domani dovrò essere un notaio autentico. E credi che come notaio potrai scoprire il loro animo, la loro vera natura? Non lo so se con questo nostro stratagemma scoprirò le virtù e i difetti dei miei nipoti, ma certo potrò sapere che cosa pensano di me. E poi chissà che invece di trovare delle pecore nere non scopro dei parenti che mi vogliono un pochino di bene. Speriamo. Ad esempio, quello alto ha una faccia onesta. Ah, tu vuoi parlare di Piero, eh? Il più giovane. Già. E va bene, lo affiderò a te. Ti occuperai tu di lui. Sì, perché voi siete giovani e tu lo capirai meglio di me. Signor Conte? Signor Conte? Uscia via! Dove sei stato tutto questo tempo? Ad incontrare sua zia. Beh, l'hai vista? Sì, signor Conte. Com'è? È una negra. Invece è bianca. Una vecchia bianca. Giovane e bella. Giovane zia Caterina. Bellissima. La vedova di zio Arduino. Hai capito sto vecchio nel Sudafrica? Beh. E chi l'avrebbe? Attraente. Che fai, pigmeo? Vecchia Bertuccia maledetta. Che ti fai prendere dai desideri? Ti faccio l'iniezione, sai. Mi scusi, signor Conte. Com'è arrivata? In macchina americana lunga, ma eredità corta. Eredità? Sì. Che eredità? Quella di suo zio. Ha lasciato eredità? Sì. Quanto? Poco. 1,5 milioni. Un milione e mezzo? Ti pare poco? Diviso in 5 diventa 300.000 lire ciascuno. E come l'hai saputo?
ho indagato, fugato. Hai fatto il sorcio? Sì. Disgraziato, 300.000 lire è poco. Ma lo sai che solo di Papone per te io spendo la fortuna? Da domani cocce de noci. No, mi fanno male i denti. Ti spezzo tutti i denti, sai. Così impari a conoscere il valore del denaro. Niente Papone, cocce de noci. Che scarpe c'hai? Metti le scarpe strette. No, signor Conte, mi fanno 300.000 male. 300.000 lire è poco. Quante sono 300.000 lire? Tanti, tantissime. No, sono poche. Signor Conte. Vai ad aprire, vai ad aprire. 300.000 lire. Ma come, un'eredità di 300... No, signor Giuseppe, non lasciami si può. Passare, Giovanni. Chi? Tu vuoi entrare? Togli no, chi? Signor Giuseppe, mi creda. Lasciami passare. Armato! No, no, non sono armato! No, io non vengo qui come creditore, io vengo qui come consanguigno. Che sanguigno? Non hai sangue! Fatemi. Ma perché dici così? Perché? Senti, sai che cosa ho pensato? I 3,5 milioni che mi devi dare. Beh, non li voglio più. Come non più? E siamo fratelli, no? Ah, ieri sei venuto col fucile, non eravamo fratelli ieri, allora. Ma oggi è un'altra cosa. Oggi l'affetto allora, ci affratella. Fratelli cambiali. Sì, sì, le strappo le cambiali, però. Ah, lo senti, però, siamo fratelli, ma però. Tu inganni, fatemi via. No, inganni, non inganno, te lo giuro. Seriamo, ci parliamo con calma, ragioniamo. Che vuoi? Mettiamoci a sedere. Mettiamoci a sedere. Tu lo sai che è arrivata la zia Caterina? Beh. Povera donna, è una pena. Ma che pena? Porta di soldi, bene. Pochi soldi. Sì, pochi. Che ne sai tu? Come possono essere molti. No, che no. Molti. Il povero zio Arduino, quando è partito, ha cominciato a fare il ciabattino. Ah, quando è cominciato? Ma come è finito? È male. È morto. Bene, è morto. Ci ha lasciato i soldi. Bene. Ma che soldi? Pochi soldi che divisi in cinque di noi, che cosa tocca a ognuno di noi? Sai che cosa ho pensato per agevolarti, beh. Alfonso? Senti, facciamo così. Tu rinunci alla parte della tua eredità. E io strappo le cambiali che hai firmato tu. Vecchio. Non mi conviene. Perché? Non mi conviene. Ma siccome siamo fratelli, la cosa si può fare. Ah, meno male. Tu strappi le cambiali. Ma io come vivo? Come vivi? Ritorni a lavorare. Ecco, lo sapevo, ritorno a lavorare, ritorno a fare il parrucchiere, vero? A ricevere che vedi a lui, vero? No, io voglio mantenere il rango, io voglio mantenere il lustro del mio nome. Sì, sì, sì. E poi, vattene via. Genio, genio. Facciamo una cosa. No, senza prestiti. No, niente prestiti. Basta niente. Coi prestiti. Basta coi prestiti. Mi dai un vitalizio. No, non se ne fa niente, mi dispiace, che vitalizio, sì. Va bene, allora come non detto, addio, fatemi via, addio, saluta. Addio, caro. Addio. Ascoltami, senti. Ecco, ascolta. Di quando dovrebbe essere questo vitalizio? Da, su, 90.000 lire. No. Facciamo 50. 80. 60. 70, non una parola di più. 60 e strappo le gambe. Confirmo, vado a la tua dicessione, la vuoi firmare, non la vuoi firmare. Contro il vitalizio, scrivi qui 60.000 lire al mese. Scrivi qui, vecchio, firmo. La lire al mese, per tutta la vita. Già. E se che campo stai dicendo, sto vecchio rimbambito, che dici? Dico, se campo 100 anni... Che fai tu, spione? Scrivi qui. Sì, sì. Se campo 100 anni sono 43 milioni. Ma sei sicuro che 1,5 milioni? Un milione. Sicuro? Te le vuole patate, sa? Ho fatto, ma... Faccio mangiare il papone, sa? Va bene, io firmo. Strappa i cambiali. Firmo. Va bene, strappa i cambiali. Io le strappo, ma tu firmi. Vabbè, io firmo. Tu devi firmare. Dove stanno i cambiali? Stanno qua, io sono una persona onesta. Che firmi? Ecco qua, sono firmate da me. Firmate da te. Ecco, io le strappo. No! Firma da linguaggio, firma. Firma. All'Alfonso. Alfonso Pasti. Sì, Conte. Rinunciato alla mia eredità. E io non ho rinunciato alle cambiali. Senza rancore, caro fratello, senza rancore. Senza rancore. Accompagno, mio fratello. Accompagno. Alla mia eredità ho rinunciato. Volto per te, gallina. Uscio io. A mangiare il papone. Questa è confidenza. Non togli traccia. Pagati. Metti il collare.
Io me lo ricordo e come, povero zio, mi voleva tanto bene. Ma aveva messo pure un nomignolo, mi chiamava Capocciotto. Ma fammi il piacere, va, ti dava certe botte in testa, Capocciò. A me mi voleva bene, Cesaretto, Cesaretto mio, mi dava pure le caramelle, ti ricordi, pe? Ah, io non mi ricordo niente, l'importante è che lui si sia ricordato di noi. Ma che, sei emozionato tu? Io? Io no, io vivo di rendita. Sei tu che ti devi emozionare pure per me. Che ride, ma che ride, ride tu, ride. Ma io non rido per me, rido per te. Perché vi siete vestiti così? È stato lui. Dobbiamo onorare il caro estinto. E te ne ricordi adesso? E solo adesso ho saputo che c'è il testamento, l'eredità. Ah, buffone, ma levate quei guanti neri, cammina. Io faccio il comodo mio, hai capito? Vabbè, fallo tu, ma non infacoltà questa disgraziata in questa maniera. Questa è mia moglie e deve fare quello che dico io. Ah, smettila. State calmi, no? Comportiamoci come persone civili. Qui di civile ce n'è solo uno, io. Eh già, perché noi siamo militari. Tu sei un... Shh, prego, c'è una signora. Hai sentito? Ha detto a te? Sì, sì. Sì. Buongiorno a tutti. Ah, buongiorno, i miei particolari omaggi, giovane zia. Di te si potrebbe dire col poeta, bella era, bionda e di gentile aspetto. Ha parlato tanto a Lighir, non dargli retta, non lasciarti incantare, zia. E non lasciati incantare da lui, così cadi dalla padella nella brace. Scusa, zietta, permetti, ti presento mia moglie Clara. Piacere, Clara. E tu, non mi saluti? Ho detto buongiorno, ma si è perduto tra i complimenti di tutti gli altri. Mi fa piacere trovarvi qui riuniti in buona armonia. Vogliamo parlare un po' del mio povero marito, vostro zio. Pace a lui. Era il mio zio preferito. Apposta l'hai aiutato quando aveva bisogno. Quando arrivò nel Sudafrica, tanti anni fa, ebbe gli inizi molto duri. Poi le cose andarono meglio. Fece una discreta fortuna e mi sposò. Forse allora sei stata tu che hai sposato lui. Che vuoi dire? No, scherzavo, scherzavo. Dopo qualche anno morì, ma si ricordò di voi. Come sua ultima volontà mi incaricò di venirvi a leggere il testamento, un anno esatto dopo la sua morte. Oggi l'anno è trascorso. E cosa c'è scritto in questo testamento? Ah, ne so quanto voi. Del resto ecco il notaio. Signore e signori, buongiorno. 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 Ecco finalmente arrivato il momento che aspettavate. Vi porto il plico sigillato consegnatomi dal signor Arduino Pasti, contenente le sue ultime volontà ed anche le perplessità che hanno tormentato l'animo del povero defunto su, diciamo così, sul carattere, sul modo di vivere di lor signori, e di cui gli sono giunte saltuarie notizie nel corso degli ultimi anni di vita. Ma per me non ho fatto altro che nobilitare il nome dei Pasti. Di me non può aver saputo che bene. Municipio, casa, eh? Sì, lui al municipio e la moglie chiusa dentro casa. Piuttosto tu. Io ho la fedina penale pulita. Ah, io mi sono sempre fatto rispettare. A proposito di lei, signor Giuseppe, le notizie giunte accennavano ad un suo eccessivo amore per il denaro. Io? Ma se al mondo non c'è una persona più generosa di me, domandatela allora, dite voi, parlate voi, potete parlare. Se vuoi, posso dirlo io, la zia. In quanto a lei, signor Alfonso... Pardon, notaio. Conte Alfonso, dal momento che il titolo c'è, perché non usarlo, vero gente? Ecco, prego. È appunto di questo che volevo parlare, di questa sua megalomania. Megalomania? Voci di gente cattiva, di volgari nemici. Voce di popolo, signor Conte. Ah, e lei, signor Cesaretto, è o non è un infingardo, un ubriacone, un disordinato? Secondo i punti di vista, signor notaio, secondo me sono un cultore del buon vivere. Sì, sì, sì. Ma ce n'è anche per lei, signor Michele. Si è accennato ad una morbosa gelosia, ad una vera e propria tirannia. Non è vero, sono calunnie, potrebbe parlare Clara. Clara, diglielo tu. Ma è meglio che non la fai parlare, glielo dico io. No, è lui il calunniatore. Evidentemente sono tutte calunnie, anche quelle che attribuivano al signor Piero la qualifica di... Don Giovanni. Scusi, ma fa parte dei suoi compiti questa specie di requisitorio? Perché? Le dà forse fastidio? Mi danno fastidio i pettegolezzi. Noi siamo qui per ascoltare la lettura di un testamento. Prego, signora, legga. Ah, sì. Oh, ma... Scusate, ho dimenticato gli occhiali. Signora, la prego, legga lei per cortesia. Io, Arduino Pasti, in pieno possesso delle mie facoltà di mente e di corpo,
Stabilisco quanto segue. Lascio tutte le mie sostanze ammontanti a 1,5 milioni. 1,5 milioni? Prego, signore. A mia moglie Caterina e ai miei nipoti Piero, Alfonso, Cesare, Michele e Giuseppe Pasti. A condizioni che... Pure le condizioni. A condizioni che questi ultimi si dimostrino ad insindacabile giudizio di mia moglie Caterina e del notaio signorina Hélène Marigny, privi di gravi difetti o passioni che possano disonorare, macchiare o rendere inviso il nome della famiglia Pasti. Qualora uno dei miei nipoti si dimostrasse indegno del mio lascito, la sua quota andrà a beneficio degli altri. Quando mia moglie e il notaio saranno in grado di esprimere un sereno e concreto giudizio sui miei nipoti, si procederà alla lettura della seconda parte del testamento. Questo è il plico allegato. Io credo che fin d'ora siano degni di beneficiare dell'eredità, no? Ah, lo credo anch'io, ma è necessario aspettare qualche giorno. Avremo così il piacere di conoscerci meglio. Ma certo, zia, che li conoscerai. Ah, se li conoscerai. Guarda che faccia che c'hanno. Allegri, fratelli, 300.000 lire sono pure una bella sommetta. Sono 300.000 lire la divisione, vero zia? Sì, 300.000. Ma dollari? Beh, vabbè, dollari... Come dollari, zia? E quanto sarebbe il lire? 200 milioni, signori. 200 milioni! Ah, guarda che faccia che c'è il signor Conte! Viene. Italiani! Viva l'Italia! Signor Conte! Viva l'Italia! Qui sei tu? Oh, 200 milioni! Un po' di pappone, signor Usso Conte. Usso via. Niente pappone. Rosica le gocce delle noci. No. 1,5 milioni m'ha detto. 1,5 milioni sta carogna. Dice che vuol pappone. Zitto, sa, che dall'ortica. Ma mi faccia parlare, signor Conte. Sta zitto. Gonfio, ti faccio diventare tutto gonfio. Le devo dire una cosa importante. Sta zitto. Non te voglio sentire. Brutto cagnaccio, 200 milioni mi ha fatto perdere, 200 dico. Ragnaccio velenoso, vedova nera. È appunto della vedova ci devo parlare, che la vedova non è il notaio, e il notaio non è la vedova. Che dici? Che è questo giro di parole? Che dici? Mi lascia spiegare, signor Conte. Spiegati. 10 anni addietro eri impiegato al comune. Sì, oh. È dal comune che t'ho raccolto come un sorcio. Un giorno dal Sudafrica è arrivata una richiesta urgente per un certificato di matrimonio. E di chi era questa richiesta? Di chi era? Di suo zio Arduino, scritta di proprio pugno perché io lo conoscevo, sa? Beh, allora? E allora, se suo zio ha sposato 10 anni fa, come può essere la ragazza sua zia quando allora poteva avere massimo 12 anni? Per l'inferno. C'è un fondamento. E come si può sposare una ragazza di 10 o 12 anni? Perciò la vera zia è la signora Bruna e il notaio è la ragazza bionda. Tanto è vero che il testamento l'ha letto la ragazza, cioè il notaio. È vero. Oh, genio. Io te sciolgo. Bravo, è vero. E perché questo trucco vecchio? Si sono sostituite per indagare, per spiare. Ecco. Furba la vedova. E allora? Non ci resta che corteggiare la vedova. E chi può farlo più del conte Alfonso? Forse i miei fratelli? No, per carità. E allora, vecchio, forza! Alla conquista della vedova. Sì. Tiè, magna del pappone. Grazie, signor Ponte. Ma lo sapete che si tratta di centinaia di milioni? Certo che i Pasti hanno avuto una fortuna stacciata. Succede così. A questo mondo la fortuna arriva sempre a chi non se la merita, vero? Tu sarai certamente contenta, no? Di che? Hai il fidanzato milionario. Ti dispiace? No, figurati. Ho paura per te. Sai, con i milioni si cambia facilmente idea. Mi fai una rabbia. Ehi, ragazzi, sta passando la zia dei Pasti. Vieni a vedere la zietta che passa. Che mi importa? Vieni, vieni, ne vale la pena. Proprio da miliardari. Che zieta, eh? Ma in Sudafrica non ci stanno le negre. Ma sentilo. Buongiorno. Buongiorno, signora. Non è ancora pronta? Sì, signora, c'era solo da stringere un dado. Solo questo? Sì. E il signor Piero? Eccomi. Buongiorno.
Buongiorno. Hai bisogno di qualcosa, zia? No, grazie. Sono venuta per la macchina. Va tutto bene? Che meraviglia. Anche quella candela che non... Tutto a posto. Sono macchine queste che non si rompono mai. Chissà quanto ti è costata, eh? Non lo so. Non l'ho comprata io. Me l'ha regalata il povero zio prima. Più di un anno fa. È impossibile. È un tipo che non ha più di 3 mesi di vita. Ah, sì? Sì. Beh, allora l'avranno cambiata mia insaputa. Si rassomigliano tutte queste macchine. Sì, ma l'ultimo tipo ha lo sterzo idraulico, l'aria condizionata ai sedili posteriori. Giusto, dov'è? Ah, non lo so, con tutti quei bottoni. Che meraviglia di macchina. Caro nipote, con l'eredità potrà possederla anche lei una Cadillac. Me ne comprerò 10, da intonarsi con i colori delle cravatte. Ma perché mi dai del lei? Ti ho dato del lei? Sì. Oh, scusa. Mi viene così difficile considerare mio nipote un uomo più grande di me. Eppure dovresti essere abituata a trattare con le persone anziane, no? Tuo marito aveva quasi 70 anni. Beh, ma il povero zio Arduino era molto giovanile. Del resto è difficile anche per me considerarti mia zia. E che fai? Senti, oltre all'eredità, allo zio, al testamento, ci sono anche le belle giornate. E la campagna qui intorno non è meno bella di quella del Sudafrica. Su, andiamo, Sally. Dove mi porti? Ti porto a conoscere meglio il paese e un po' anche noi due. Non aver paura, tuo nipote non morde. Veramente. Guarda quel paesino, sembra di un presepio. E quello laggiù, guarda, guarda quanto è carino. È un incanto. Che pace, che tranquillità. Ti ringrazio di avermi portato quassù. Dimmi, chi ci abita in quella casetta? Vogliamo incominciare? Che cosa vogliamo cominciare? L'interrogatorio. Quale interrogatorio? Oh, su via, zia, tu e il notaio state facendo tutte queste indagini per sapere se meritiamo quei soldi. Ma non fai altro che parlare di soldi, tu. Veramente non ci ho mai pensato, ma da quando siete arrivate voi qua... Non ci camminare lì sopra. Ma abbiamo portato lo scompiglio. Sì, altro... Dicevi dei soldi? Dicevo che se per ottenerli devo diventare o fingere di essere una specie di eremita, ci rinuncio. Basterebbe che sistemassi la tua vita? Sposandomi, eh? Ah, questo era ciò che desiderava tuo zio. Io dovrei perpetuare la famiglia. No, no, zia, non ci siamo. Non ci sono milioni che tengano di fronte alla mia bella libertà. La libertà di fare il Don Giovanni con tutte le donne che ti capitano, no, eh? No, non parlerai sul serio, zia. Non darei ascolto alle chiacchiere che ci sono in giro. Del resto con te. Perché ti sono parente. Ma che parente? Se non avessi sposato zia Arduino saresti un'estranea qualunque. E come vedi, io la corte non te la faccio. Si vede che non sono il tuo tipo. Cosa? Sei una delle donne più belle che ho incontrato sino ad oggi. Però c'è una cosa che... Avanti, parla, parla. Vuoi che sia sincero? Insomma, non riesco a spiegarmi come una donna bella, giovane come te abbia potuto sposare quel rudere di zio. Ecco, mi sono sfogato. Quando saprai, mi giudicherai diversamente. Vogliamo andare? Ma che c'è da sapere? Non è ancora il momento. Beh, allora, nell'attesa, buoni amici. Senza rancore? Senza rancore. Insomma, basta. Mi sono stancata. Sono 2 ore che mi tieni davanti allo specchio. Deciditi. Io per me avrei già deciso. Ti lascerei qui a casa, lo chiusa. Lo so, lo so. Si può, non si può. C'è l'eredità. Dobbiamo andare al circolo, se no dicono che io sono geloso. Come se io fossi geloso. Insomma, che facciamo? Andiamo. Oh. Andiamo. Andiamo. Però, allora. Non avresti un vestito un pochettino più serio? Un altro vestito? Ma che me ne facevo se sono anni che non mi porti in nessun posto? Ma questo vestito lo vedi è così frivolo, civettuolo. E poi ti fascia, ti fa le forme. Mi raccomando, stasera andiamo al circolo. Quando sali le scale, occhi bassi, non guardare in faccia a nessuno. No. Evita i punti molto affollati dove ci sono i giovanotti. Sì. Mettiti seduta vicino alle signore anziane. Sì. Hai capito? Mi raccomando, non mi far fare la parte del marito compiacente. No. Hanno suonato, chi sarà? Qualche scocciatore. Oh, zia Caterina, ciao. Che piacere.
Signor notaio. Buongiorno. Quale onore. Io voi di forte. Accomodatevi, grazie. Prego. Ma tu che sei venuto a fare? E sono venuto a darti la mano, no? Per darmi una spinta. Accomodatevi, grazie. Accomodatevi. Questa è casa vostra. Sì, c'è anche lui, lo zio, la buon'anima. Sono 15 anni che stava in cantina. No, dico, che cantina? Sono 15 anni che sta lì, che ci guarda e ci protegge. Veramente pare che sia stato ammesso da poco. Sì, difatti da ieri. Da ieri che abbiamo cambiato la carta alla tappezzeria. E Clara? Clara. Già, non è in casa? Sì, e dove va poi Rani? Ci mancherebbe altro che non fosse in casa. Come ci mancherebbe altro? Perché? Non è libera di uscire quando vuole? Sì. Allora... è vero, è quello che si dice, che lei è geloso. No, mica tanto, lo chiamano Otello. Ma no, ma che Otello, ma no, scherza. Tutte le sere la porto in giro. Sì, la porta al tabaret. Al tabaret, ma no, che tabaret esagerato. Ma questa sera la porta a ballare. Ma va. Sì, la porta a ballare. Infatti si sta provando il vestito. Da monaca? Da monaca. Ma che monaca? Un vestito per andare a ballare. Adesso la chiamo. Clara, Clara, c'è la zia. Eccomi. Oh, buongiorno, signora. Buongiorno, signora Clara. Dio, che sorpresa. Clara. Mia buona cognata. Ciao, Cesarito. Noi? È tanto bello volersi così bene tra parenti. Scusa. Già, noi ci vogliamo tanto bene. Io avevo l'intenzione di portare Clara a ballare, ma se tu ti trattieni possiamo rimanere a casa, no? Ah, no, io non voglio privare Clara di un divertimento. Ha ragione. Oh, ma figurati, zia. Per te resterei a casa volentieri. Ecco, allora rimaniamo in casa. Lei ci sta volentieri, Niente affatto. Anzi, faccio una proposta. Andremo a ballare tutti insieme. Ecco, andiamo a ballare tutti insieme. Quale vestito ti metterai? Il vestito è questo. Io ve l'avevo detto che era già pronta per andare a ballare. Vestita da monaca. Pronta così? Ma no, no. Non può andare a ballare così. Andiamo di là, ci pensiamo noi. Sì. Come ti sei permesso di baciare mia moglie? Ah, e questo è niente, vedrai stasera quando mi abbraccio. E perché te la devi abbracciare? Dico, dovrà ballare con me, no? No, no, non la faccio ballare con te. Ma fai ballare? No. E se non balla con me, balla col tecnico della televisione. E che ballo gli fai fare? E sta tranquillo, facciamo un ballo antico, va. Ah, sì, che? Il minuetto. Ma dove sei rimasta, il minuetto? Ma fammi il piacere. E allora facciamo io... un tango argentino. Com'è sto tango argentino? Si prende la dama e si stringe al petto. Ma non può andare. Stai zitto che va benissimo. Ma non può andare. Si prende la manina e si stringe sul cuore. Oh, no, no. E poi si fa cicchetucicchete. E cos'è sto cicchetucicchete? Vuol dire guancia su guancia. Oh, no, mamma. Ma non può andare. Ma io moro. Fa veramente piacere vedere due fratelli che si vogliono così bene. Ed ora vi presento la nuova signora Clara. Piacere, signora. Amiche, eh? È tua moglie. Chi? Quella? Il notaio. Me l'hanno rovinata. Bella così, non l'aveva vista mai. Prego, signora. Buonasera, zia. Ciao, Piero. Prego. Buonasera, signora. Come sta? Bene, grazie. Si accomoda. Buonasera, ragazzi. Buonasera. Che desiderano, signori? Caffè, io prenderei un caffè. Ma che caffè? No, spumante, offro io, segna a me. Sì, sì, apriti. Avete notato le occhiate dei nostri paesani? Ah, sì, perché? La curiosità e l'invidia li divorano. Oh, mi pare che tua moglie è troppo scollata, no? Già, ma il notaio dice che è regolamentare. Balliamo? Piero. No, l'educazione dice che prima si debbono far ballare gli ospiti e poi i componenti della famiglia. No, sono giovani, lasciamoli ballare. No, i giovani vanno ben educati. Piero, fai il tuo dovere, fai ballare il signor notaio. Per me è sempre un onore e un piacere ballare con lei. E così si diverte Clara? Ah, sì, molto. E due. Umberto, che mi faresti il piacere di far ballare mia zia? Ma che faccio ballare le zie io? Se vuoi chiamo mio nonno. A umorista, mia zia è quella là. Ah, e dillo subito. Zia, permetti che ti presento il mio amico Umberto? Piacere. Piacere, vorrebbe ballare con te. Volentieri. E quattro. A Clarì, adesso balliamo noi due, eh?
No, tu non balli per niente, specialmente con te, già la faccio ballare. Come a casa mi hai detto facciamo cicca e tu cicca? A casa è un'altra cosa, quello che è detto a casa è detto a casa. Allora fai ballare con gli estranei? No, nemmeno con gli estranei, Clara non balla, Clara sta qua. Allora che mi ci hai portato a fare? Perché mi ci hanno obbligato, se era per me tu stavi a casa. Già, ma sai che ti dico? Che sono stufa. Basta, non voglio più stare a casa, ecco. Oh, la senti? La sento. Si ribella? Si ribella. Ma che cosa sei diventata, si può sapere? E sta diventando una donna vera, Clara, non ti preoccupare, per te ci penso io. Guarda che figura che mi fai fare davanti a tutta la gente. Copriti, copriti. Ciao Lola. Ciao. Hai visto chi c'è? Sì, Piero, con la zia. E che zia? Da quando è arrivata quel vigliacco non si è fatto più vivo. Ma se perdo la pazienza. No, in tutte le cose c'è l'utile e l'inutile. È un indovinello? Sì, poi te lo spiego. Che bel divertimento stasera. Si annoia, eh? Beh, insomma. Perché non balla? Perché non conosco nessuno, sono di passaggio. Che fai, commesso viaggiatore? No, no, faccio il tecnico della televisione. Che fa? Faccio il tecnico della televisione. Anzi, ho messo proprio oggi un apparecchio a casa del notaio Bardelli. Le piacerebbe ballare? Magari, ma con chi? Con quella signora là. Allora la vado ad invitare, vedrà che il marito dirà: mia moglie non balla con chi non conosce. E allora? Ma lei gli dice: sono un conoscente del notaio. Siccome il marito è amico del notaio, vedrà che la farà ballare. Prego. Grazie. Sei stanca? E lei perché non balla? No. Balliamo. Preferisce guardare? Sì, ecco. Sì. Io vorrei. Permette, signora? No, mia moglie non balla con gli estranei. Neanche con un conoscente del notaio? Se è un conoscente del notaio, il paltò. Ma che paltò? Ma non essere ridicolo. Ma si raffredda. Ma che si raffredda? Mettere seduto, giù stai buono, giù. Giù, là. E lei, signor Cesare, non balla con me? Volentieri, sarei felicissima. Il fatto è che non so ballare. Ma sì, che sa ballare, l'ho visto io, andiamo. Quando? Ah sì, a casa sua, là, con suo fratello. No, era lui che dava lezioni a me. Lui è stato il maestro di tango di Rodolfo Valentino. Ah sì? E allora, signor Michelino, andiamo a ballare. Ma come io ballare? Un notaio. Ma non so ballare. Un notaio. Un notaio. Venga, venga. Ma che fai? Il minuetto? Ammina su avanti, stringi dal petto. Ma no. Guancia contro guancia, su. Ma no, avanti, io... tu cicca, su. Amenia sul cuore. Vai, va. Su. E sei? Fa caldo. Guancia a guancia. Non sta bene guancia a guancia, vero? No, guancia a guancia, qui. Cic tu cic. Sa, senta, guardi, guardi. Ma guardi, lei dove mette i piedi? Sì. Dov'è? Balli? Sì, ballo. Allora è gelosa. Io? No. No. E allora, guardi qui. Ecco, guardi. Bravo. Sai che se non fossi mia zia, direi che per il ballo siamo fatti l'una per l'altro? Se questo ti fa piacere, dillo. L'ho detto, no? Già. Senti un po', se invece di chiamarti zia ti chiamassi per nome, tu che diresti? Ti risponderei. Accidenti, sei veramente simpatica. Ah, sì? Eppure tutte le tue conquiste questa sera diranno il contrario. Perché non ti affretti a dir loro che sono tua zia? Lo sanno, lo sanno. Allora perché quella ragazza mi guarda con odio? Quella antipatica si è innamorata di lui, si vede benissimo. Sì, ma anche lui. E pensare che mi ero illusa che mi avrebbe sposata. Dimenticatelo. Ma ricordati l'indovinello. Cioè? Il ragazzo quasi certamente diventerà ricchissimo. Sentimi bene. Se fai quello che ti dico io... Che bravo, eh? Bravo. Che maestro. Che fatica.
signora. Ma che fa, se ne va adesso? No, rimanga qui con noi, mia cognata già la conosce. Questo è mio fratello Michelino, il notaio, l'altro mio fratello e quella è mia zia. Lei è il signor? Sergio Lodi. Sergio Lodi, di professione? Tecnico della televisione. Allora non è vero che conosceva il notaio? Certo che lo conosce, il notaio Bardelli. Gli è andato a impiantare la televisione. E tu, mio fratello, mi hai fatto questo affronto? Stai zitto, non fare il ridicolo, mettete giù, stai giù, zitto, giù. Signori, non date il nome dei pasti in pasto agli estranei. Abbiate un po' di contegno, allora è vero che lei è geloso. Io? No. Non sono geloso. E allora la lasci ballare, no? Sì, ma ballate il minuetto. Ma che minuetto? Lei lo sa fare il cia-cia-cia? Ah, io sì. E allora orchestra, il cia-cia-cia. Insegna a mia cognata come si balla il cia-cia-cia. Ma che cos'è sto cia-cia-cia? Sì, guarda, adesso guarda, guarda, ecco, guarda, guarda come fa. Cia, guarda, cia. No, no. Sì. Adesso prendi un colpo a mio fratello. Che stai calmo, stai giù. Bravi, eh? E stai, fatto solo tradimento. E stai tranquillo, falla divertire quella creatura. Guarda, guarda, guarda come si diverte. Oh, beh, mi fai piacere, fai ballare il notaio. Notaio? Il notaio è quello là. Oh! Ma no, vada, vada, che si diverte a fa cia cia cia. Ma perché? C'è una sparla slogata, cia cia cia, cia cia cia, cia cia cia. Eccola là. Vieni a vedere. Allora? Hai paura? E se Piero reagisce? Ci sono io. A passeggio o sono il sorvegliato di turno? Non crederti troppo importante. Devo andare a far spese. Sola? E il notaio? È andato da Giuseppe. Come farà a mostrarsi generoso quello proprio non lo so io. Esattamente come fai tu per sembrare un uomo serio. Oh, ma è una fissazione. Io non penso altro che al lavoro. Senti, è ora di finirla. Se vuoi, non vedi che sto parlando. Ma che mi importa? La signora deve saperlo prima degli altri. Tutto il paese deve saperlo che mi devi sposare. Sei impazzita. No, non sono pazza. È inutile che fai finta di non saperlo. Ma... sono pazza perché ti ho dato retta. Ma sei diventata matta, di una povera ragazza sola, costretta a lavorare per vivere. Lei è la zia di Piero, lui mi ha compromesso e mi deve sposare. Ma la vuoi smettere? Me lo dica! Io? Sono cose che non mi riguardano. Ma scalzone! Ti mandare, sposare, ma capito? Scalzone, ti manderei in galera, io ti manderei. Ma ne consumi un'altra, sciagurata. Ma è possibile che non ti posso lasciare la scatola dei fiammiferi in mano? Ma che è colpa mia se quelle non si accendono? Soffi, soffi, così, oi. Hai visto se si accende? Se ho capito. Alla rovina mi vuoi mandare. T'ho detto tante volte che quando devi accendere il fuoco, i fiammiferi li devi spezzare in due. Li devi spezzare in due. Eccoli qua. E glielo avvisate pure alle Monica che non devono attraversare per la mia tenuta. Ma quelle passano di qua perché è una scorciatoia. Ma che scorciatoia, scorciatoia. Piglio il fucile e spargo a via e spargo. Voglio vedere come faranno ad attraversare adesso che ho fatto chiudere il cancello dall'altra parte. Ma che volete fare? State zitto che ti sparo pure a te, sai. Il primo che tocca le mele gli sparo sulle mani. Ma state calmo che può succedere una disgrazia. Buongiorno, signor Giuseppe. Ma che bella accoglienza. Scusi, sa, che piacere. Quale onore. E non mi aspettavo questa visita nella mia modesta casa. Ma è la visita che le avevo promesso, non se lo ricorda? Sì, sì, scendo subito, subito. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Signor Giuseppe. Signora, è venuta a farmi visita come amica o come notaio? Ah, come amica e come notaio. Grazie, grazie. Lei non può credere il piacere che provo io quando posso ricevere gente di casa mia. Ne sono convinta. E con quel fucile in mano a chi voleva sparare? Ah, c'è stato un passaggio di ragazzi, di gazze ladre. Ah, ma che bel posto. Le piace? Ah, molto, molto, molto. Dalla morte del povero zio ho sempre sognato di vivere in campagna. E che c'entra con lo zio, lei? Era il notaio. Ah, già, il suo notaio. E quanti ettari di terreno ha la sua fattoria? 45, sì. Bene, bene, è grande. Deve darle una buona rendita, vero? No, quando mai, tutte calunnie, tutte chiacchiere. Con le tasse, l'acqua, i fertilizzanti, la manodopera, gli operai, i sindacati, la cassa malattia, una rovina, mi creda, una rovina. E allora perché se la tiene? Per far lavorare questa povera gente, per aiutarla. Io ci voglio bene alla mia gente. Signor Giuseppe. Hai portato i soldi? Sì, ma ci mancano 50 lire. Ehi, 50 lire? Ma che scherzi? Ma signor Giuseppe, che cosa sono 50 lire? Appunto questo diceva, che cosa sono 50 lire? Non fa niente, tienile tu le 50 lire. Avete sentito, buona donna? Ha detto di tenerveli tutti i soldi. Tutti? Tutti, tutti, vero signor Giuseppe? Tutti, tutti. Tutti. Tienili tutti. Madonna benedetta. Tutti, tienili tutti, sì. Tutti, grazie. Prego, prego. Oh, bravo, signor Giuseppe, veramente generoso. Ah, la calunnia, la calunnia. Ha visto? E che le dicevo io? Io sono tanto felice quando posso aiutare qualcuno. Ehi, voi, smettetela di lavorare, che avete lavorato abbastanza. Me, andate a mangiare. No, sì, preparate a mangiare. E dove? Dove? Quante volte le devo ripetere le cose? Quante volte? Oh, poi non lo voglio più ripetere. Ehi, bambina, a questa età non deve lavorare, capito? Ma deve guadagnarselo il pane che mangia. A 6 anni, povera creatura, quello non ce la fa nemmeno a tenere la zappa in mano, non ce la fa. Andate a mangiare, beh. E andiamo, va, andiamo a mangiare. Rosì, dagli da mangiare, è vino a volontà, hai capito? Il vino è finito e l'altro damigiano ce la portano domani mattina. Ah, è peccato, è finito il vino. Sì, peccato, perché un buon bicchiere di vino l'avrei bevuto tanto volentieri anch'io. Pure? Mm-hmm. Rosì, senti una cosa. Ah, signore, vai a vedere meglio che l'hanno portata, vai. Le chiavi. Le che? Le chiavi. Ah, già, le chiavi. Te. E questa è quella del vino. E allora? E non mi avete detto che gli devo dare da mangiare. Ah, già. Te. Questa è quella del pane. Ma insomma, che vuoi? Si può sapere che vuoi? Tutte. Tutte. Le vuole tutte. Le vuole tutte, le vuole. Tutte quante, eccole qua, tutte quante. Simpatica. È la sua donna di servizio, vero? Che è una brava ragazza, solamente che è un pochettino avara. Signor Giuseppe? Pure voi, pure voi, andiamo. Mi raccomando, buoni. Un signor Giuseppe, mi scusi, che sa? Che c'è, madre? Buongiorno, signora. Perché ci avete fatto chiudere il cancello? Io? Già? No, forse sarà stato Rosina. Quello si chiude tutto a chiave, ha una mania. Graziosi. Sono i bambini della scuola? No, sono gli orfanelli di Santa Rita. Oh, poverini. Che tenerezza che fanno, vero? Che lo dice? Io quando li vedo mi si stringe il cuore. Che cosa guardano? Ma chi lo sa? Ah, le mele. Forse ne vorranno qualcuna, vero? Sì, sì. Volete le mele, volete? Venite, prendetelo, prendetelo. Venite, Margoletto, prendetevi le mele, prendetevelo tutte quante. Prendetele tutte, non ne lasciate nemmeno una, perché se no mi arrabbio. Piano, piano, bambini. Ma no, non fate così, no, bambini. No, li lasci fare. Insalata, poco aceto e molto oliata. Mangiate, mangiate, mangiate pure. Guarda come mangeranno fuori. La zappa non l'alza, ma il prosciutto se lo mangia tuo figlio. E figlia di come l'hai imparato bene. Mangiate, 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 mangiate. Alla salute del signor Giuseppe. Mangiate. Buongiorno. Ciao. Che aria, ce l'hai proprio con me? Io?
Ma perché poi? Beh, sai, per ieri volevo appunto spiegarti che... Non c'è niente da spiegare, dammi le chiavi. Oh, senti, zietta, io sono un nipote meno cattivo di quello che sembro. Senti, se credi di poter prendere in giro me come hai fatto con quella povera ragazza, ti sbagli. Ma non è una povera ragazza. Quando una donna soffre per colpa di un uomo è sempre una povera ragazza. Visto che è così, non la faccio più soffrire e me la sposo. Sposare quella strega? Non hai detto che è una povera ragazza? Sì, ma... Adesso capisco. Rimanendo scapolo sfuma l'eredità. E tu saresti stato quello che dava poca importanza al denaro. Ma che c'entra? Il mio è un matrimonio d'amore. Se poi da questo passo ne traggo anche dei vantaggi economici, tanto meglio. Sì, ma i milioni finiscono e il matrimonio ti resta per tutta la vita. Non sempre. Per esempio a te il matrimonio è finito e i soldi ti sono rimasti. Stupido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ma va piano, va piano. Sembra che ti stia allenando per le Olimpiadi. Allora dammelo tu il tempo. Non è che da seguirmi, guarda. 1, 2, 3. Sì. Avanti. 4. Buongiorno. Buongiorno, signorina Marignini. Ah, grazie mille, grazie, buongiorno. Che belle, guarda che belle rose. Chi te le manda? Ah, non lo so, adesso vediamo. È un invito. Aha. La signoria vostra è invitata al ricevimento che si terrà in casa del conte Alfonso dei Pasti. Leggi qui. È di rigore l'abito da sera. L'abito da sera. Che tipo. Ci vai? Ma naturalmente che ci andrò. E mi divertirò moltissimo. Molto simpatico e poi è originale. Vedi, lui i suoi difetti non li nasconde. Il conte Pasti. No, il conte dei Pasti. Prima, baciamano iniziale per puntualizzare subito il rango e la classe. Le toglierò la pelliccia, le sfiorerò le braccia nude. Un brivido di turbamento, il primo. Poi, gli avi, le glorie e gli amori del passato. Atmosfera. Io ti darò il primo segnale, tu preparerai la bomba. Mi avvicinerò alle sue spalle, lei si turberà. Secondo segnale. Da Rubio Blu entri con la bomba, servi e... Via! Dov'è la zia? Dov'è? Ah, eccola là. Ha tentato di sfuggirmi, ma io la raggiungerò. La prenderò fra le mie braccia, la girerò e... Là! Danza. La sua vita nelle mie braccia. Signorilità e comprensione. Sciocchezza, zia, ciò che importa è... Salvare la situazione diventando suo marito e papparsi l'eredità. Sto zitto, non interrompermi, vecchio. Eccitata dalla bomba, lei si getterà sul divano. È allora che io avanzerò felino. Sconvolta dalla rivelazione, lei si lascerà stringere, stringere. Tenterà di divincolarsi, ma io la stringerò. Le accarezzerò i capelli, la prenderò per il collo. Bloccata la morsa, forse cercherà di sfuggirmi, ma io le rovescerò il capo e con virile violenza, con mascolina e pur nobile audacia, la bacerò. Eccali, eccola, vola vecchio. Stiamo giocando un torneo che vale centinaia di milioni. Vola! Ah, tutto è pronto. Io mi siederò qui e lei lì. Le fleur champagne. Buonasera, sei un notaio. Buonasera. Prego, s'accomodi. Grazie. Eccola. Allo. Benvenuta. Caro Alfonso. Come Alfonso? Conte Alfonso. Conte, conte. Odiavo i codici e i notai. Ma da quando queste cose sono rappresentate da una simile, deliziosa ambasciatrice? Oh, caro conte, voi mi confondete. Così fosse, mia signora, così fosse, mia adorabile signora. Oh, che mani fredde. Sì, sì, le mani, ma il cuore... Voi non tenete conto del cuore, mia signora. Già, mani fredde, cuore caldo. Cuore caldo. Oh, ma siamo soli, caro conte. Beh? Sì, dal vostro invito sembrava che... Soli? E gli avi? E le ave? Già, ma né quelli né queste sono vostri, caro conte. Ah, perché voi siete di quelli che credono al sangue? Io? Sì, al sangue. Perché loro gli avi lo hanno blu e io rosso, vero? Ma io ho respirato per anni questa nobile atmosfera. Io mi sono impregnato per anni di questa polvere a di secoli. A proposito di polvere, caro conte. Ce n'è? Non vi sembra che... vi sia bisogno, che so io, di una spolverata, di una rinfrescata, di una verniciatina... Che? Sì, che? No, dico, io parlavo di avi e non di vernici, signora. Qui è pieno di avi. A voi.
Ladislao 89esimo, capitano di Ventura. Cuore fegato e muscoli da vendere. Il capitano. Io chiamo. Ah, pronto! Pronto, pronto! Ma sì, tutta senza economia. Notaio, eh? Notaio, sì, Madonna. Bugiarda, deliziosa bugiarda. Perché bugiarda? Mettete forse in dubbio che io sia una donna? Ah, sì, lo siete. Ah, se lo siete. Ma il mio cuore e il mio cervello hanno sempre saputo che voi con i notai non avete niente a che fare. Eh? Ecco la bomba! La bomba? La bomba. È un cocktail di mia invenzione. Che bomba. C'ha messa bomba. Forte. Vedrà che succede. Fottelo via. Eccomi, mio dolce notaio. Notaio. Ma che cosa sono queste storie del notaio? Voi scherzate, vero? Ma chi scherza? Voi scherzate. Ma chi sta scherzando? Voi. Ma chi sta scherzando? No, voi scherzate. Giù la maschera, mia dolce, bella, deliziosa zia. Ah, l'hai saputo? Va bene, hai saputo. E come l'hai saputo? E come l'ho saputo? Il conte Alfonso può tutto. È stato il sorcio che ha indagato, ha scovato. Sorcio? Il sorcio? Dice, se zia Arduino ha sposato 10 anni fa, come può essere la ragazza sua zia, che allora poteva avere 10 o 12 anni? Furba la Bertuccio! Il notaio non è sua zia, la zia non è il notaio. Che ben venga l'intrigo, io mi son detto. Adesso quando lo sanno gli altri... Figuriamoci! La faccia di Giuseppe, voglio non dire. Ridere. Giuseppe non che ridere, ci teneva molto. Che taci, non ridere! Che dice... Non ridere! Che cosa mi hai fatto bere? Mi sento bruciare. Che ti ho fatto bere? Va bene, sia come vuoi tu, né notaio né zia. Che succede? Come sono io che devo prendere iniziativa. Oh, questo diventa la mano. Aspetta un momento. Giovanni, Giovanni, hai bevuto. Aspetta un momento. Cosa mi hai fatto Giovanni, che c'hai mai? Tu non sono stato io. Se mi hai invitato vuol dire che mi ami. E io ho accettato perché io... Lo so, ti sento poi adesso. Giovanni, abbiamo sbagliato tutto. Sfido io. Di una ci hanno messo sei. Signore e signori, eccoci di nuovo qui tutti riuniti, come era nella volontà del caro estinto. Pace all'anima sua. Pace. In questi giorni la zia e io abbiamo avuto modo di conoscervi. Ritengo quindi che si possa senz'altro leggere il secondo testamento. C'è qualche cosa che non va, signor Conte? Con vero godimento, preciso per la seconda volta che non ho nessun interesse pecuniario in questa faccenda. Perciò continuo a distinguermi da questa gente. Vuole leggere, signore? Sì, volentieri, ma veramente... Oh, che sciocca, ho dimenticato ancora una volta i miei occhiali, vi chiedo scusa. Legga lei, signora. Volentieri. Cari nipoti, prima di scrivere il testamento sono venuto a sapere il vilipendio che state facendo del nome dei Pasti, con la sciocca gelosia, con l'avvilente accidia, con la dissolutezza dei costumi, con la sordida avarizia. Mia moglie e il notaio avranno a loro volta avuto modo di conoscervi in questi 15 giorni, anche se voi, per l'avidità del denaro, avete dimostrato di essere diversi da come siete. Mi auguro in tal modo che abbiate passato i 15 giorni più brutti della vostra vita. Ma no, perché i più brutti? Sono stati 15 giorni bellissimi. Pertanto, le mie sostanze, ammontanti a $1,500,000, vanno interamente a mia moglie Caterina, unica erede. No! No! Io ho stracciato le cambiali! Io gli ho dato il vitalizio! Questa è una truffa! È una truffa! È nulla il testamento, sì, è nulla! È illegale! Ecco, bravo! È illegale, non vale! Non vale! Non vale il testamento, lo dovrebbe leggere un notaio, non vale! È nulla, non vale, non vale, no, no, no! Non vale! Ridi, ridi! Che ridi, Joseph! Vuoi dire, cara, a questa povera gente distrutta? Che la vera zia Caterina sei tu. Cosa? Chi è lei? Ma non capisco. Ma non c'è niente da capire. Lei è la zia? Sì, miei cari nipoti. La zia Caterina sono io. E la signorina Elaine Marigny è il notaio. Ma allora io... Quindi, essendo l'unica erede, posso disporre del denaro come mi pare e piace.
via, allora, e tu copriti, ecco. Naturalmente, se tu sei d'accordo, caro Alfonso. Perché? Che c'entra lui? Proprio lui, e perché? Nei ranghi, gente, capisco la vostra sorpresa, ma tutto è scoppiato così rapidamente. Come una bomba. Come una bomba. La vostra cara zia Caterina ha voluto rendere la tetra solitudine della mia vita splendida, dorata. Con i soldi di zia Arduino. Con i soldi di zia Arduino. E allora, mio caro Alfonso, vogliamo condividere questa nostra felicità con tutti i tuoi fratelli. Vogliamo essere buoni, comprensivi, generosi con loro. Eh? No. E io lo sapevo. Che te pare che mi fidavo di quello? Peppi, dillo tu che si è scelto più un mascalzone. È morto. Calma, calma, miei cari nipoti. Non vi allarmate. Perché mi siete tutti quanti simpatici? Io, Caterina Marchetti, vedova Pasti, decido e dispongo che quanto supera del mio terzo vedovile venga diviso fra voi in parti uguali, poiché sono sicura che fra un anno tutti quanti ve lo meriterete. Levegli il fazzoletto, va. Bella, questa gelosia da 200 milioni. 200 milioni, sa. Per 200 milioni te compra pure la televisione. Eh? Oh, quando sarà rinvenuto, ditegli che la cessione e il vitalizio non contano più. Ed ora, buona fortuna a tutti. Soprattutto a te, caro Piero, buona fortuna. E anche a te, cara Hélène. Grazie. Buona fortuna. Son qui, il visone. Signorina, addio fratelli, mi raccomando, datemi notizie, scrivetemi. Ciao Hélène, arrivederci fra un anno. Siate buoni e chiamatemi zio. Le debbo delle scuse perché come zia l'ho trattata piuttosto male. Sono io che ne debbo a lei per il trucco dello scambio di persone. Siamo pari. Appunto, signor Pasti. Già. E adesso dobbiamo darci del lei. Non vedo la ragione per darci del tu. Oh, anch'io la penso alla stessa maniera. A meno che... A meno che? Beh, chissà se un garagista e un notaio stanno bene insieme. Lei che ne pensa? E tu? Quello che ne pensi tu. Per me stanno benissimo insieme. Ce n'hai messo del tempo. Finalmente soli. Ed ora a noi due, Sherry. Dimmi, Alfonso, sei veramente convinto che con me starai bene? Ma non ho dubbi, cara. Giovanni, tutto a posto? Tutto a posto, signor Cuccia. No, Giovanni, un momento. Niente più conte, eh? Va bene, signora. Ma d'ora in poi non ci saranno più conti. E il conte Alfonso? No. Dal momento che sono entrata nella tua vita, non sarai più conte. E tu farai sempre e soltanto quello che dico io. Come vuoi tu, cara. Io farò tutto per soddisfarti. Bravo. Andiamo in montagna? No. Andiamo dove dico io. Oh. E ho paura che questa... Ma com'è morto, zio Arduino? Per me il signor Conde ha ereditato il collare.